Onorevole, da ex ministro della Salute, quali sono i consigli che si sente di dare all'attuale ministro Giulia Grillo? Investire molto nella sanità pubblica, sapere che è fondamentale che il Ministero della Salute stia alla salute e non all'economia. Questo è un punto decisivo, cioè che la politica della salute e la sua sostenibilità deve essere condivisa, ma non deve essere decisa dal Ministero dell'Economia. E poi aggredirei di petto il tema diseguaglianze nella salute, assolutamente, sapendo che le diseguaglianze sono legate ai cosiddetti determinanti della salute, le condizioni di lavoro, di vita, questi 5 milioni di persone in povertà assoluta. Quindi è compito della sanità affrontare di petto il tema lotta alla povertà. E così penso che sarebbe utile arrivare insieme al piano sanitario nazionale e avere anche il piano intersettoriale per la salute, cioè tradurre in modo concreto l'azione sui determinanti della salute, cioè cosa fare nella scuola, nelle città, nei trasporti, nelle relazioni familiari, perché ci sia promozione di benessere. E poi non c'è sanità senza politiche sociali. Le famiglie hanno bisogno di una rete di servizi sociali, dagli asili nido, ai centri diurni, ai servizi di sollievo, alle comunità. Hanno bisogno di questi servizi sociali che invece stanno sparendo. Sono diseguali sul territorio nazionale. Senta, durante il suo intervento lei ha ringraziato i medici perché non avevano fatto le spie nei confronti, diciamo, degli immigrati senza essere in soggiorno che appunto chiedevano assistenza sanitaria. Ecco, visto, diciamo, l'attualità e gli scontri e il dibattito che c'è sul tema, che cosa si sente di dire? Grazie ai medici per non aver voluto essere spia. Grazie per aver aiutato il legislatore a ripristinare quella norma, per fortuna in vigore, tornata in vigore, che prevede che l'assistenza sanitaria si riconosce alle persone in quanto tali, soprattutto quando sono gravemente malate, sono donne in maternità e sono bambini. Questa è una norma che avevamo scritto 20 anni fa nella prima legge quadro sull'immigrazione, la legge 40 del 98. Poi quella norma fu cancellata dal governo Berlusconi Maroni e devo dire la solitudine in Parlamento per ripristinare quella norma. Grazie ai medici, perché in modo corale, al di là delle appartenenze politiche, dissero: noi non faremo mai le spie, noi curiamo le persone. E grazie alla loro mobilitazione quella norma fu ripristinata ed è qualcosa di cui oggi dobbiamo essere molto orgogliosi, perché esiste prima di tutto la dignità delle persone.